Ha ancora senso nel 2021 creare un blog? Assolutamente sì. I blogger più pagati riescono a guadagnare anche 10.000 euro al mese. E grazie agli strumenti disponibili al giorno d'oggi, creare un blog non è poi così difficile. Nel canale ho parlato più volte del mio blog monetizzato attraverso l'affiliazione Amazon. E nei commenti, in molti mi avete chiesto di farci un video. Vedremo oggi quindi gli step che ho seguito personalmente per creare un blog di successo monetizzato. Dovete sapere che i blog, anche in base all'argomento trattato, sono monetizzabili in molti modi diversi, come per esempio l'affiliazione Amazon, la monetizzazione di Google AdSense dove vengono inseriti all'interno del sito dei banner pubblicitari e una volta che il blog si affaccia tra i primi risultati di ricerca Google saranno direttamente le aziende a contattare per sponsorizzare i loro prodotti inerenti alla nicchia e offrendo rispetto ad Amazon percentuali di commissione molto più alte, anche del 20-30% prodotto. Subito iniziamo con gli step per creare un blog monetizzato, ma prima come sempre lasciate un like e se vi piacciono questi video iscrivetevi al canale. Il primo step è il più semplice, ma anche quello che fa la differenza, ovvero la scelta dell'argomento. Gli argomenti per un blog ce ne sono moltissimi e questi sono alcuni esempi di argomenti con allegati dei prodotti in affiliazione Amazon. Cosa importante, l'argomento deve appassionarti, altrimenti non si riuscirebbe a portarlo a lungo termine. Un consiglio è incrociare un argomento che ti appassiona con un argomento con un buon volume di ricerca. Nella scelta dell'argomento dobbiamo quindi affidarci ad una piattaforma per controllare i volumi di ricerca. Google Trends dà un'indicazione generale, ma per fare le cose bene dobbiamo affidarci a qualcosa di più preciso, come per esempio SEOZoom o SEMrush. Digitando per esempio migliori rasoi elettrici su SEOZoom ci darà una stima del numero di persone che ricercano quella parola e siccome la maggior parte delle visite di un blog solitamente arrivano dal motore di ricerca è fondamentale trovare argomenti ricercati o almeno con un medio volume di ricerca. Hosting in informatica è l'affitto dello spazio necessario per ospitare una o più pagine internet. Siccome il motore di ricerca di Google posiziona le pagine anche in base alla velocità e la sicurezza di un sito e queste performance sono date dall'hosting, dovremo optare per un hosting performante. Per aprire un blog tramite un hosting basta registrarsi all'interno di un sito di hosting, come per esempio SiteGround, e seguendo i passaggi installare WordPress, dove poi all'interno di WordPress costruiremo il sito. Farò un tutorial nel prossimo video per costruire un blog o un sito con WordPress, quindi se sei interessato a questa cosa non dimenticare di iscriverti al canale. Lo step successivo all'iscrizione dell'hosting è la creazione del sito con WordPress. Sconsiglio altre piattaforme come per esempio Wix perché arriverebbero nei primi risultati di ricerca con molta ma molta più difficoltà. Per quanto riguarda la creazione del blog con WordPress, è consigliato tenere un tema e un'impostazione della pagina sempre pulito e non troppo articolato. Nella scelta dei temi si può scegliere tra gratuito e a pagamento, ma non tutti quelli gratuiti vanno bene però. Alcuni potrebbero rischiare di rallentare il sito. Nel prossimo video approfondiremo anche questo aspetto. SEO, o anche chiamato in italiano SEO, è tutta la parte che riguarda l'ottimizzazione per i motori di ricerca. L'algoritmo di Google posiziona il blog nel motore di ricerca in base a moltissimi fattori, per esempio al testo del blog, velocità di caricamento delle pagine, sicurezza del sito, longevità del dominio, ma ce ne sono anche tanti altri da approfondire. In molti mollano subito perché non raggiungono i risultati sperati. Ma c'è una cosa che dovete sapere, l'algoritmo di Google per posizionare le pagine non ci mette ore o pochi giorni, soprattutto all'inizio quando il dominio è nuovo ci mette molto più tempo. Un blog ben realizzato con all'interno contenuti caricati con continuità può servire anche un mese per iniziare a vedere i primi risultati e soprattutto se il blog è appena nato a volte perché finiscano gli articoli in prima pagina di Google ci possono volere anche 3 mesi. Il risultato in prima pagina purtroppo non è assicurato perché è l'algoritmo di Google che decide, ma se si è svolto un buon lavoro e gli articoli sono scritti bene i risultati arriveranno sempre.
E una volta che qualche articolo raggiunge la prima pagina, ci può rimanere per anni, generando ogni giorno visite al blog dalle persone che periodicamente ricercano sul motore di ricerca quell'argomento. Quindi, se il blog è monetizzato, può generare denaro per molto tempo. In conclusione, per esperienza personale sconsiglio di creare blog con sottodomini gratuiti e piattaforme diverse da WordPress, perché l'algoritmo di Google non lo porterebbe in alto nei risultati di ricerca. Oltre alle visualizzazioni che provengono da Google, è possibile ottenerle anche con Pinterest, ma ad altri social come per esempio Facebook, a meno che non si ha già un forte seguito, è molto difficile ottenere visite. Per riassumere, il procedimento è scegliere l'argomento del blog, iscriversi ad un hosting ed installargli WordPress, scrivere gli articoli all'interno di WordPress ottimizzati per i motori di ricerca e infine monetizzare le visite. Fare successo con un blog richiede lavoro e costanza, ma è ancora nel 2021 uno dei migliori business passivi, da iniziare come un hobby e se va bene può diventare una seconda attività e con un po' di fortuna anche un'attività primaria. Il video di oggi finisce qui, ricordati il like e non dimenticare di iscriverti al canale, ci vediamo al prossimo video.